Saruman, certo che il suo esercito avesse annientato Theoden al fosso di Helm, si credeva al sicuro all'interno della torre di Orthanc. Le mura di Isengard, però, non opposero resistenza alla vendetta degli Ente e degli uomini. Negli abissi di Saruman, molti prigionieri di Rohan attendevano furiosi di tornare in libertà. Mentre i suoi macchinari emettevano fetidi vapori, Saruman dall'alto organizzava le difese e ordiva a stregonerie. Ora la battaglia corre sul filo di una lama. Ente e Rohirrim devono combattere uniti la collera di Saruman. Hanno torturato i nostri amici qui sotto! Dobbiamo aprire l'entrata del loro abisso! Non abbiamo quasi più soldati! Distruggiamo questo luogo! Conquistiamo l'ingresso dell'abisso! Solo la magia potrà proteggerci! Dobbiamo prendere l'abisso! Presto, conquistiamo l'ingresso! Abbiamo una testa di ponte! Ora nell'abisso! Quel capitano degli orchetti cerca di radunare il nemico! Morte! Là, in fondo alla rampa! Blocca l'accesso all'abisso! Uccidiamolo! L'hai ucciso! Non era un avversario facile! La macchina infuocata di Saruman sputa fiamme di morte! Distruggiamola! Distruggiamo la macchina infuocata! È nel cuore dell'abisso!
macchina infuocata prima che bruci i nostri alleati! Ora che la macchina di Saruman non è più, molte vite saranno risparmiate! Vermilinguo possiede la chiave della torre di Orthanc! Dobbiamo prenderla per Barbalbero! Si nasconde Vermilinguo, il traditore! Che la giustizia lo colga! Il mio signore pretende che chiediate pietà. Morte a Vermilinguo, il traditore! Il mio signore vuole che una nuova era abbia inizio. A noi. La chiave della torre è nelle mani di Vermilinguo. Saremo noi a strappargliela! Una falsa vittoria conduce a una vera morte. Nostro sovrano, Verme! Siamo qui per far tacere per sempre la tua favella! Vermilinguo, il traditore, non è più! Troviamo la chiave e portiamola a Barbalbero! La chiave è nostra! Presto, da Barbalbero! La chiave di Orthanc. Davvero ben fatto! Saruman non deve uccidere altri alberi. Trova un Ent dormiente e guidalo in battaglia. Ti porgiamo il benvenuto. La marcia degli Ent ha avuto inizio. Ci sono degli orchi che ci tirano con noi dalle torri. Dobbiamo ucciderli. Una torre. Ci serve aiuto per distruggere le torri di guardia. Molto, molto bene. Le torri sono state distrutte. Intrappoliamo Saruman nella torre di Orthanc! Prendiamo il controllo della torre conquistandone le porte! Le mani dell'Est si protendono per distruggervi. Conquista quella zona ai piedi della torre! Isengard è nostra! La fine di Saruman è vicina. Il nostro guerriero più valoroso deve entrare nella torre per affrontarlo. Devo contrastare... Demoni del bosco selvaggio!
Saruman si nasconde all'interno, alla sommità delle scale! Quanta debolezza! Sprecando energie. Affrontiamo la torre e uccidiamo Saruman, il traditore! Saruman non può più fuggire! Abbiamo vinto! Senza più alcun potere, Saruman non è riuscito a prevalere sui coraggiosi che l'hanno sfidato. E così il suo tradimento è stato vendicato. Ora Barbarbero è il signore di Orthanc e gli abissi di Isengard sono stati mondati dalla feccia di Saruman. Ma il potere dell'oscuro Sire ancora resiste. Saruman non era che una sua pedina, una distrazione per fiaccare i confini di Gondor. L'esercito di Sauron accresce il suo potere a Mordor. La guerra è solo agli inizi.